da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termini e condizioni su unieuro.it. One Podcast. Mercurio entra nel segno dei Gemelli e Venere in Ariete. Le dichiarazioni d'amore scapperanno fuori dalle vostre labbra ancora prima che abbiate potuto farle vidimare dal cervello. Io sono Ginny e questo è l'Oroscopo Podcast della settimana dal 2 all'8 maggio 2022. Ariete. Quanto ti piace difendere il tuo amore, anche se niente e nessuno lo mettessero in discussione. Tu hai proprio bisogno di sentirti a metà tra il Don Quixote e Spider-Man e noi non avremo nulla in contrario. Le cose facili ti annoiano, ma il lieto fine ci tieni e come. Il tuo film motivazionale questa settimana sarà Rocky, nella famosa scena in cui grida «Adriana!». Una parola buona per te. Per te serve un personaggio forte questa volta, direi Letizia Battaglia, fotografa di guerra, mancata da poche settimane, il cui nome, come dice Daria Bignardi, è già un ossimoro. Ha detto: «Siamo il risultato della casualità e del desiderio di trovare il nostro sé». L'amore lo affronti come farebbe Conan il Barbaro. Cose da fare subito: scaricare una playlist di canzoni d'amore. Toro. La malinconia si impossessa di te, tanto che ti troveremo con gli occhi lucidi a guardare gli strofinacci cifrati che ti ha lasciato la nonna. A parte questi momenti romantici, la tristezza potrebbe rendere difficile qualsiasi distacco, un po' come la scarpa che fa fatica a lasciare l'asfalto perché c'è di mezzo una cicca masticata. Una parola buona per te: c'è una newsletter perfetta per i quarantenni e oltre che non si vogliono rassegnare, un po' come me. Si chiama Zio e ci spiega pazientemente delle cose che fanno parte delle nuove generazioni. Recentemente ha indagato il fenomeno delle frasi motivazionali sui social. Pare comunque che siano un ottimo strumento per combattere la tristezza. Iscriviti, è gratis. L'amore tocca capire se va o se resta. Cose da fare subito: tirare fuori il peluche di quando eri piccolo. Gemelli. Continui ad avere quel caratterino per cui non c'è da stupirsi se preferiamo la cena coi suoceri all'aperitivo con te. Lo so, tu non sei abituato e manco noi, perché di solito sei quello che ci fa le telefonate finte per liberarci da impegni noiosi. Però c'è da dirlo, nel tuo dire cattiverie da vipera in preciclo sfoggi una genialità divertentissima, soprattutto se le cattiverie non sono per noi. Una parola buona per te: c'è un bel progetto online che si chiama Una parola al giorno. Si descrive così: dalla qualità delle parole che conosciamo dipende la qualità dei pensieri che facciamo. E ogni giorno ci spiega una parola, dall'etimologia al significato. C'è anche il quiz. Io lo faccio tutti i giorni, il quiz non ne imbrocco una. L'amore ti guarda ancora con sospetto. Cose da fare subito: iscriverti ad un torneo di memory. Cancro. Ma che animale è? Chi ti ricorda dolce come una mamma koala dovrà ricredersi. In questi giorni sarai più sexy di una influencer in vacanza alle Maldive impanata di sabbia bianca per fare la foto strappa like. E se ti diciamo cose dolci invece, sbuffi e strabuzzi gli occhi come quando Instagram non ha abbastanza campo per caricarti il post. Una parola buona per te: Thomas Edison, in onore dell'amatissimo codice Morse, aveva soprannominato i suoi figli Dot e Dash, come punto e linea. Vedi che nell'intimità anche gli ingegnerano le loro tenerezze? L'amore lo consideri solo se ti si presenta già nudo. Cose da fare subito? Leggi il manuale del selfie perfetto. Leone. Puoi farci rosicare tutti adesso, Leone, perché sei tu il segno wow della settimana! Squillino le trombe, Leoncione, perché ho una bella notizia da darti. Il pianeta dell'amore, cioè Venere, è finalmente tornato a tuo favore. Ti beccheremo a fare le prove di occhi dolci davanti allo specchio, perché in effetti potresti esserti un po' dimenticato come si facciano. Per fortuna è un po' come andare in bicicletta. A flirtare non si disimpara mai. Basta oliare lo sguardo da piacione ed è fatta. Una parola buona per te. La parola entusiasmo deriva dal greco en, dentro, e zeos, che significa Dio. Significa avere la divinità dentro di sé. È uno stato d'animo aperto e attivo che si affaccia sull'immensità del possibile. Ma tu adesso lo sai meglio di me.
L'amore torna a dire la sua. Cose da fare subito? Lucidare le scarpe da ballo. Vergine. Niente, non ho proprio scuse, cara Vergine. Sei tu il segno non ci siamo della settimana. Non so bene come dirtelo, Verginella, ma sei proprio una stronzetta anche questa settimana. Quando esprimi un parere, ci tieni che questo si conficchi come una freccia avvelenata nel cuoricino dell'interlocutore. E se lo vedi vacillare lì con le lacrime a fior di ciglia, ci godi anche un po'. Caligola, al confronto, era nonna papera. Se non fosse strettamente necessario avere a che fare con te, consiglio di soprassedere. Una parola buona per te. Il manoscritto venduto a più caro prezzo nella storia è di Leonardo e l'ha comprato Bill Gates. E fin qua nulla di strano. Se non che si tratta di 36 pagine di idraulica pagate circa 31 milioni di dollari. Si chiama Codice Leiser. L'amore è meglio che cambi strada. Cose da fare subito. Compra il vassoio da divano, quello che può contenere tutto il necessario per sopravvivere 2 giorni senza mai alzarti. Bilancia. Bilancia di alta precisione. Alzi gli occhi al cielo scocciata quando un'amica ti propone un giro di shopping perché tu ti senti un intellettuale di tutto rispetto. Lasci il tuo libro solo per andare a vedere delle mostre d'arte oppure frequentare salotti di artisti e giornalisti internazionali che sorseggiano whisky anche a colazione. Il bar lo lasci a chi non usa i congiuntivi e te ne vanti. Sì, è un po' stronza. E sta settimana un po' sì, perché c'è tutti i piani, c'hai già anche Giove, tutto a sfavore. La settimana prossima è un po' una merda. Una parola buona per te. Esiste un account Instagram che è anche un gruppo di lettura con autore. Si chiama Staffetta Librai. 4 librai raccontano un libro in anteprima. Tu poi lo compri e lo si legge tutti insieme, su Zoom. Una vera snobberia. L'amore, se non è uno scultore contemporaneo, ti annoia. Cose da fare subito? Iscriviti ad un torneo di scacchi. Scorpione. Sei così sexy che quando passi tu litigano le coppie di fidanzati e le mamme ansiose coprono gli occhi ai figli minorenni. Il bello è che lo sai, ma l'ancora più bello è che non hai nessuna intenzione di tenere per te delle frasi ammiccanti e degli occhiolini che fanno vacillare persino l'arcivescovo. A uscire con te si cucca sicuro e tu accumuli prede come i bollini al supermercato. Una parola buona per te. Katie Roof è una scrittrice triestina che ha vinto un prestigioso premio francese col suo romanzo Non si tocca. Parla di Josephine che di giorno insegna filosofia e di notte si trasforma in Rose Lee, spogliarellista in un locale di striptease sulle Champs-Élysées. Le tue fantasie erotiche sfrugugliano già. L'amore lo fai trottare sotto le coperte, altro che pisolini. Cose da fare subito? Insonorizzare la camera da letto prima che ti caccino. Sagittario. Caro Sagittario, se ci tieni proprio a tenerti fidanzato, lavoro e gruppi di amici ancora per un po', abbiamo un problema. In questi giorni sarai simpatico come il postino che citofona il sabato mattina alle 8 e ti consegna la multa. Dirai solamente cose confuse, per lo più sbagliate, con un tono che farebbe girare le palle anche alla segretaria che controlla i bonifici in entrata. Una parola buona per te. Mario Andretti è un ex pilota di Formula 1 che ha vinto il campionato nel 1978. Ha detto: se hai tutto sotto controllo significa che non stai andando abbastanza veloce. Nel tuo caso sotto controllo non c'è proprio niente. L'amore non dà segni di vita e forse si finge morto per non doverti sopportare. Cose da fare subito? Un bonifico a una onlus per bilanciare. Capricorno. È stato davvero bellissimo averti simpatico, efficiente e disponibile come la guida all'ufficio del turismo della Proloco. Adesso però sembra che tutto d'un tratto ti risvegli e torni a spazientirti anche solo se non ti si risponde entro 30 secondi ad un messaggio WhatsApp. Manderesti una multa a chi visualizza e non risponde. Hai bisogno di rassicurazioni, ma piuttosto che chiederle ti fai le carezze da solo. Una parola buona per te. Esce questa settimana in libreria il libro di Maura Gancitano dei Tlon che si chiama Specchio delle mie brame. Distruggerà l'illusione che ci impedisce di vivere liberamente i nostri corpi. Questa è la sua missione. L'amore dovrà ignorare i tuoi brontolii. Cose da fare subito? Farti invitare a pranzo a casa dalla mamma e farti fare le coccole. Acquario. Potrebbe essere anche la settimana giusta per qualche dichiarazione d'amore. Non vorrei prendermi troppe responsabilità, ma questo Saturno, che ti vuole serioso e previdente, non avrà certo paura di dire dei per sempre oppure usare il plurale pensando ai progetti per le vacanze.
Quando il partner legge anche la ricetta della torta della nonna, hai proprio gli occhi a cuore. Una parola buona per te. Emma Talbot è una pittrice londinese che espone adesso alla Biennale d'Arte di Venezia. Ha 53 anni e dipinge da quando è mancato suo marito, solo per riconnettersi con lui. Mondi surreali e tanto nero. E tanto amore, ovviamente. L'amore lo vuoi ascoltare così tanto che insisti per vocale di 10 minuti almeno. Cose da fare subito: preparare una cenetta a lume di candela. Pesci. Occhio a fare le cose d'impulso senza accendere prima il cervello, perché questa volta potresti non risultare solamente teneramente stordito, ma proprio creare qualche incidente diplomatico, anche in amore. Ricordati che mentre ti controlli gli addominali allo specchio, compiacendoti, sarà un attimo distrarti e dire cazzate. Poi non dire che non te l'avevo detto, ok? Una parola buona per te. Frammenti di un discorso amoroso è un saggio di Roland Barthes del 77, organizzato in 80 voci ordinate alfabeticamente sull'amore e l'amato. Ad un certo punto dice: a volte, sia per dolore sia per felicità, ho voglia di sprofondare, come a dire che la potenza delle emozioni è incontenibile, qualsiasi esse siano. L'amore, speriamo si accontenti degli addominali. Cose da fare subito: comprare una tutina attillata che evidenzi le curve. Per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domenica prossima con una nuova puntata dell'Oroscopo Podcast della settimana. L'Orosco Podcast è scritto da me, Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.